raggiungerci qui nella zona dove faremo qualche rapidissimo discorso. Prego anche appunto di prendere posto in pedana, così cominciamo. Bene. Allora, cari amiche, cari amici, benvenuti al nuovo Parco del Mercatello. Buongiorno a tutti. È davvero molto bello ed emozionante stare qui insieme in questa splendida giornata di primavera. Salutiamo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e diamo la parola al sindaco di Salerno, Vincenzo Nata. Prego, sindaco. La benedizione la guarda dopo, come è sì, penso di sì. Che c'è sta il prete, no? Sì, dove qua. Qua. E mi ha perso pure, Dio. Ecco. Che festa che c'è. Allora facciamola subito. E allora facciamo prima la benedizione. Prego. Noi benediciamo, anche a benedicere tutti quanti, dobbiamo custodire, proteggere e difendere. Può essere più complicato. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, sia sempre in questo luogo bellissimo, unico in tutta l'Italia, perché per la bellezza e per la grandezza, e sia sempre protetto e difeso da tutti i cittadini, perché è un fiore all'occhiello per la città di Salerno. Ringraziamo tutti, io vi ringrazio, ma tutti quanti dobbiamo farci difensori di questo luogo bellissimo, che è un'area dove si può stare bene insieme, i bambini in modo particolare, che adulti e tanti che possono usufruire di questo luogo. Ringraziamo anche il sindaco, l'onorevole De Luca, per quello che hanno potuto fare e hanno fatto, e siamo contenti perché questo segno è un bel segno di attenzione verso questa realtà e anche verso questo. Grazie. Grazie Don Cino, un parco di tutti bellissimo da difendere tutti insieme. Sindaco, lei la parola. Oggi è una bella giornata anche dal punto di vista dello sport. Noi distribuiamo finalmente alla città questo gioiello, gioiello voluto da Enzo De Luca negli anni passati, che meritava un intervento di restauro spinto così come è stato fatto. Non ve lo racconto perché lo noterete passeggiando nei viali. Finalmente la città di Salerno riprende possesso di questo luogo del cuore, un luogo che è aperto a tutti i cittadini, che però devono avere un atteggiamento di senso civico spinto, così come suggeriva anche Don Ciro Tore. Questo è di tutti e tutti lo devono guardare come una cosa propria, avendone cura, rispetto e attenzione. Noi, oltre a questo parco che oggi inauguriamo, immaginiamo che questo sia una sorta di contraltare provvido, bello, di Piazza della Libertà. Ci sono queste polarità che interessano la nostra città, che fanno in modo che la città di Salerno possa vantare opere importantissime da mettere a disposizione dei nostri concittadini. Tra qualche giorno inaugureremo la riqualificazione del Giardino della Minerva, un altro luogo splendido della nostra città, e col rifacimento che stiamo conducendo sul litorale credo che offriremo spunti importanti anche per l'economia della città, per il turismo che a Salerno sta dando punte importantissime. Quindi ringrazio le maestranze che hanno lavorato per la realizzazione di quest'opera e ringrazio con grande affetto e grande cuore Enzo De Luca, che guardando ai territori guarda anche alla sua città con affetto e attenzione. Quindi grazie a Vincenzo De Luca, grazie alla Regione Campania, grazie a tutti quanti voi che siete qui stamattina ad ascoltare le nostre dichiarazioni. Cari amici, vi vedo un po' mosci questa mattina, avete bisogno di una doppia benedizione a parte di Don Gino, ci sarei giù. Allora, cari amici, abbiamo completato questo lavoro di, come dire, manutenzione straordinaria del Parco del Mercatello. Tanto perché dobbiamo dirci sempre le cose, soprattutto nei confronti di chi ha la memoria corta, questo parco ormai quasi 30 anni di vita. Ed è stato realizzato come una delle prime opere strategiche della città di Salerno. Avevamo un obiettivo allora, riunificare i grandi quartieri popolari, Mariconda, quartiere Europa, Mercatello, Pastena. Prima
30 anni fa, Maricondo era separata dalla città, non c'era questo grande vialone che circonda il parco del Mercatello, non c'era la stazione della metropolitana, era periferia tutto sommato abbandonata. Questa è stata un'opera strategica dal punto di vista urbanistico, perché con questa opera e poi con la demolizione del ponte della ferrovia a Torrione abbiamo eliminato un modo di dire: andiamo a Salerno. No, questa è diventata Salerno, cioè con questo intervento la periferia non c'è stata più. Ed è stato il più grande intervento che noi abbiamo fatto allora. Veramente una cosa straordinaria dopo decenni di chiacchiere che facevamo sul parco del Mercatello. Questo intervento di manutenzione, lo ricordo anche qui per cui si dimenticano tutti quanti, pure il sindaco, si è fatto perché la Regione Campania ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro, se no non si faceva, vabbè, ricordatevelo, memorizzate, e questo ovviamente perché avete la fortuna di avere il Presidente della Regione che è salernitano, se no non le avresti mai avuti questi soldi, tanto per essere chiari. Abbiamo deciso di fare ovviamente insieme con altri interventi che riguardano un grande programma di rigenerazione urbana, che riguarda Asili Nido, qui a Maricondo abbiamo la Silvia Premuta, poi la scuola Giovanni XXIII, poi il campo De Gasperi che dobbiamo rifare. Uno di voi mi ha chiesto adesso, ma per quanto riguarda il bocciodromo a Pastena stiamo definendo il progetto esecutivo e abbiamo trovato i soldi per fare anche il bocciodromo. Sarà un intervento bellissimo che facciamo a Santa Margherita. Ora, io quando torno a Salerno ho intanto una sensazione di bellezza, di emozione, no? Lo inaugurammo, ricordo allora, credo il 98, c'era il Presidente della Repubblica a Scalfaro, ricordo che era una giornata piovosa, ma sembrava impossibile realizzare questo parco. È un parco, questo sarà il più grande parco urbano d'Italia, non del Mezzogiorno. Parliamo di un parco di 100.000 metri quadri, 10 ettari, è una cosa enorme, con delle cose anche molto belle che volemmo realizzare allora. C'è una serra, poi la visiterete, con delle specie vegetali venute da altre parti del mondo, è una serra bellissima. I botanici hanno ritenuto di togliere le finestre per far areggiare, l'importante è non far entrare acqua dentro, vediamo come va, altrimenti ripristiniamo anche le chiusure, ma insomma dovrebbe andare perché c'è un cambiamento climatico, quindi non dovremmo avere grandi problemi. C'è stata qualche innovazione significativa che mi ero permesso di suggerire. La prima, il canale centrale, dove l'acqua ristagnava, non c'era la circolazione di acqua, quindi avevamo sempre un problema. E abbiamo deciso di fare una successione di una quindicina di fioriere. Sarà adesso, è appena inaugurato, fra qualche giorno vedrete queste fioriere piene di colori, di profumi, di fiori. L'ultima delle fioriere è un roseto, quindi avremo delle rose profumate, avremo davvero un'immagine bellissima. Si è rinnovato anche il portale d'ingresso da Mariconta. Vedrete che è stata collocata una rete dai due lati con delle bougainville sulla costiera ligure, no? Abbiamo di questo periodo e poi a maggio, giugno, delle pareti viola, tutte bougainville. Quindi l'ingresso sarà così. Una distesa di fiori di bougainville nell'ingresso del parco del Mercatello. Poi è stata realizzata una cosa rispetto alla quale vi avverto subito: c'è un piccolo parco giochi per i bambini, forse si poteva mettere un po' più di lato, ma insomma è abbastanza centrale. Allora capiamoci, va bene far divertire un po' i bambini. Bravo. Ma il primo che viene con il pallone a giocare là, lo buttiamo fuori, babbo. Allora facciamo le persone civili, perché poi cominciamo, il bambino di 6 anni, 8 anni, 10 anni, 15 anni, poi siccome di questi tempi i genitori sono più fessi dei figli, questo comincia a giocare a pallone. Qui si viene per avere un momento di rilassamento, di pace, di incontro con la natura e di tranquillità. Abbiamo realizzato delle aree di sgambamento dei cani dal lato Mariconda, quindi possono andare lì i cani, non qui. Abbiamo persone anziane, abbiamo madri di famiglia con i carrozzini, cioè bisogna stare attenti, quindi avere rispetto per gli animali, ma avere anche la tutela delle persone.
avremo un'area nella quale si potranno fare spettacoli. E insomma, credo che sia stato fatto un bellissimo intervento, è stato ripreso il colonnato in cacciopesto che abbiamo, la parte idraulica è stata rifatta, la parte elettrica è stata rifatta, e insomma abbiamo restituito alla città una delle opere più belle che si siano fatte in Italia nel campo della trasformazione urbana. A voi chiediamo soltanto di essere rispettosi di un bene che è vostro. Perché quando una istituzione realizza un'opera pubblica, non è quando ho fatto il parco 30 anni fa, non è che me lo sono portato a casa, ho fatto il parco di casa mia, è un parco per i cittadini di Mariconda, Santa Margherita, Pastena, Mercatello, di tutta la città di Salerno, perché vengono qui ormai da tutta la città di Salerno, la mattina presto a fare footing e poi ovviamente d'estate sarà veramente una meraviglia. Vedrete una piccola collina che è stata realizzata, non è invasiva, anche lì dobbiamo aspettare che crescano i rampicanti, ma sarà un'area di riposo, di rilassamento davvero bellissima. Allora, voi vi fate adesso un bel giro, tranquillo, siete stati pure benedetti, quindi siccome siete dei peccatori avrete anche la remissione dei vostri peccati, potrete avere una bella mattinata di rilassamento e ovviamente avremo modo poi di portare le nostre famiglie. Un'ultima considerazione, vengo a Salerno ormai in periodo intermittente, quando vengo qui io ho una sensazione che vi devo confessare. Consentitemi di dire che questa cosa mi inorgoglisce, io non so come diavolo abbiamo fatto a realizzare tutte le cose che abbiamo realizzato allora. Qui abbiamo fatto il parco del Mercatello, ma prima c'era il parco Bracciano, poi abbiamo qui la stazione della metropolitana che non c'era, cioè da qui voi potete andare a Roma senza prendere la macchina. Partirà a breve l'aeroporto di Salerno, era un altro sogno che avevamo, a luglio parte l'aeroporto di Salerno, avremo la possibilità di avere collegamenti internazionali, solo di parchi, per quello che mi ricordo così venendo qui, Parco Bracciante, Parco del Mercatello, il Galiziano, Villa Carrara, che da decenni aspettavamo, abbiamo, chi è? I sagrati delle chiese, le chiese nuove per la verità, oltre i sagrati, eccetera, c'è la padre Giovanni qua, abbiamo fatto il sagrato davanti alla chiesa di Mariconda e così via, là c'erano ancora i prefabbricati del dopo terremoto, l'ira di Dio, solo di parchi pubblici ne abbiamo fatti 25 in tutta la città. Uno sforzo gigantesco. Poi abbiamo cominciato a fare il ripascimento delle spiagge, avete visto, abbiamo cominciato qui da Mercatello, ha cambiato volto quella zona, abbiamo una spiaggia ormai di 80-100 metri di profondità con le dighe soffolte, adesso il lavoro continua fino ad arrivare al centro storico, a Santa Teresa, e insomma uno sforzo gigantesco dal punto di vista finanziario, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista amministrativo. I tempi sono cambiati, un po' c'è un ammosciamento generale in tutto il paese, qua perdiamo tempo ormai, passano anni. Questo che abbiamo realizzato nella città di Salerno non l'abbiamo fatto neanche in due secoli. Abbiamo trasformato una città che non esisteva sulla carta geografica in una bella, grande città media del nostro paese. Salerno, insieme con Milano, è la città d'Italia che ha avuto la più vasta trasformazione urbana, non c'è nessuna città che si è trasformata come la città di Salerno, e dietro questa trasformazione c'è alla fine ovviamente l'impegno di centinaia di persone, dell'amministrazione, ma c'è anche qualcuno che si è mutilato la vita per questa città, la vita. Allora, godiamoci questo bel parco. Godiamoci questo bel caso, avremo prossimamente altre inaugurazioni, la prossima la faremo, ripeto, a luglio quando parte il primo volo dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, poi vedremo di completare un altro tratto del ripascimento della spiaggia del litorale di Salerno, si stanno cambiando i corpi illuminanti per motivo di risparmio energetico, a Mercatello hanno sbagliato le coppe, le devono cambiare, che hanno messo una cosa da schifo, comunque stiamo pittando i pali che erano ormai ridotti con le chiazze bianche di calcare, eccetera, eccetera. Insomma, al centro partono i lavori per rifare il corso Vittorio Emanuele,
mi dicono che abbiamo avuto ragione una volta tanto al TAR per riprendere possesso dell'area davanti alla provincia. Sono 20 anni che abbiamo quel maledetto cantiere bloccato, che blocca il lungomare e dà un'immagine non adeguata della città. E insomma, mi pare che stiamo riprendendo il lavoro con l'aiuto della Regione Campania e di San Vincenzo, che voi dovete onorare e fare monsignore quando capiterà fra 200 anni. Per il resto siamo qui, avremo mesi di grande intensità e di grandi realizzazioni. Stateci vicino, perché oggi il lavoro è diventato complicato. Anche le amministrazioni devono fare i conti con risorse finanziarie un po' più ridotte, con gli apparati amministrativi più ridotti. Non è facile anche oggi governare un comune. Quindi mantenete una posizione critica, fate suggerimenti, ma cercate di essere vicini e solidali. Date una mano per andare avanti, vogliate bene la città di Salerno, non fate polemiche a Muina, a Capocchia. Quando ci sono i problemi, ci sono, affrontiamo, risolviamo, ma andiamo avanti con grande serenità. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie a tutti voi, godiamoci il parco del Mercatello. Vi ricordo che è aperto dalle 8 alle 24, fin d'ora, quindi da lunedì alla domenica, 8:24, e attivo anche il chiosco, insomma, godiamocelo. Grazie. Grazie, complimenti a voi, buon lavoro.